Dopo l'approvazione dell'addizionale IRPEF, Zaia richiama all'ordine il governo, mantenga le promesse. Bassano non promuove il referendum sull'autonomia, dura la reazione della Lega Nord. Venerdì alle 20 il Ponte Vecchio riapre i pedoni, rispettato il cronoprogramma. Nessuna presenza di diossina nell'aria e nell'acqua, rese note da ARPAV le analisi alla Fiorese di Rossano. Incendio nella notte in una stalla in località Pozzetto di Cittadella, messi in salvo tutti i bovini. Il sogno di Sara Bortoletto diventa realtà, grazie al servizio di Rete Veneta ha trovato un misterioso benefattore. Buonasera telespettatori, dopo l'approvazione dell'addizionale IRPEF oggi a parlare è il governatore del Veneto Luca Zaia che richiama all'ordine il governo. Nazionale. È la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, 94 chilometri, quasi 95 chilometri, per un valore di 2 miliardi 258 milioni di euro. Ricordiamolo al governo che vale circa 1,8% del PIL. Il governatore del Veneto blinda la pedemontana. Il giorno dopo i due sì in regione che portano l'IRPEF su di 1,6% per i redditi compresi tra i 28 e i 55 mila euro e a scalare per quelli più alti, il capo dell'esecutivo regionale tira per la giacca il governo, ricordando a Roma gli impegni presi e sottolineando ancora una volta l'importanza di un'opera strategica non solo per l'intero nord-est, ma anche di fatto per l'economia del paese che dalla locomotiva nord-est continua a ottenere un gettito rilevante. Chiediamo al governo di essere al fianco dei veneti, visto e considerato che con tutte le tasse che paghiamo, 21 miliardi di euro all'anno restano a Roma, mi chiedo come possa il governo restare fuori da questa partita. Un sacrificio chiesto ai veneti per 12 mesi, la maggiorazione scatterà sui redditi 2018 e si pagherà dal 2019. Rimangono sul piatto le contromosse messe a punto dal Veneto, con il progetto di legge di iniziativa regionale per derogare il Fiscal Compact, la richiesta al governo dell'anticipo da 300 milioni dei 500 inseriti nel fondo pluriennale della finanziaria per gli investimenti, tecnicismi che garantirebbero ai veneti di non vedere applicata l'addizionale, una partita a scacchi, tanto che in queste ore trapela anche che nel tavolo delle trattative il governo prova a inserire il referendum sull'autonomia. Il referendum lo si fa perché abbiamo vinto una sentenza avanti la Corte Costituzionale. Dall'altro ricordo anche che la possibilità di dare alle regioni più competenze esiste dal 2001 con l'articolo 116 e a tutt'oggi nessuna regione italiana ha avuto la minima competenza dal governo. E continuiamo a parlare del referendum sull'autonomia del Veneto. Il Consiglio Comunale di Bassano vota contro l'impegno del sindaco a fare promozione del plebiscito. Dura è stata la reazione della Lega Nord. Bassano, comune dereferendumizzato. Colpo di scena. In municipio la maggioranza politica riunita nella sala del Consiglio decreta che il sindaco non è tenuto a informare i cittadini promuovendo dibattiti e convegni dedicati alla petizione sull'autonomia del Veneto. Questa amministrazione targata Partito Democratico ha votato compattamente contro. La Lega attacca la sinistra accusandola di aver tentato di disinnescare il referendum sull'autonomia che politicamente è una bomba nucleare. A parole dicono che sono per l'autonomia, nei fatti, bocciando questo ordine del giorno, hanno dimostrato l'esatto contrario. A questo punto ci viene un dubbio, ma i cittadini saranno d'accordo con la maggioranza che governa il comune di Bassano, che di fatto ha liberato il sindaco da ogni obbligo sul referendum? I nostri rappresentanti devono prendersi sia l'onere che l'onore e anche la responsabilità. Anche il sindaco? Certamente, lui è il primo responsabile della città, non è solo la prima persona in città, il primo cittadino, è anche il primo responsabile. Penso sia il suo compito, se è stato eletto come sindaco è giusto che lo faccia lui. Dovrebbe farlo per imparzialità politica e essendo veneto anche. Insomma, la gente a Bassano non ha apprezzato. In consiglio comunale siedono i rappresentanti della città, che però in questo caso evidentemente non hanno rappresentato il sentire del popolo. E i cittadini si ribellano. Se si fa un referendum, il sindaco non può mica lavarsene le mani. Sì, lavarsene le mani, ma non solo. Peggio ancora di Ponzio Pilatismo. È un po' nella strategia, no? È un classico esempio di democrazia negata. Restauro del Ponte Vecchio, ci sono novità, sentite.
Adesso è ufficiale, venerdì 31 alle 20 il Ponte Vecchio riapre al pubblico. Tutto secondo programma dunque. I lavori per la realizzazione delle passerelle riservate al passaggio dei pedoni, la loro illuminazione e la messa in sicurezza del cantiere proseguono spediti, rispettando il cronoprogramma indicato dai tecnici della ditta Vardanega. Dalla serata di venerdì il ponte sarà riaperto e lo rimarrà sempre 24 ore su 24, fino a quando per particolari esigenze del cantiere non dovesse essere programmata una nuova chiusura temporanea. Intanto domani cominceranno anche le analisi sul legno, necessario a definire con precisione lo stato di conservazione della struttura. Il degrado nel quartiere Firenze va risolto a tutti i costi. Per questo questa sera è previsto un summit tra Comune, Forze dell'Ordine e ULS. In trincea contro il degrado. Nel quartiere Firenze di Bassano la gente non parla e non vuole essere ripresa. Questione di sopravvivenza con un gruppetto di persone che stazionano davanti al supermercato. Eccoli fotografati da un cittadino mentre bevono, bivaccano e fanno i loro bisogni nei cespugli. Sì, sì, li vedo qua che bevono birra più che altro e poi vengono al supermercato e comprano un'altra birra, perché ogni volta che tu cerchi di entrare o quando esci ti chiedono se hai qualcosa da dare, se puoi dare qualcosa. All'interno ti chiedono anche se gli compri una birra. Che già da tempo il Consiglio di Quartiere segnala e ha segnalato ripetutamente all'amministrazione questo problema prima che diventasse poi così anche importante. Qualche cittadino ha raccontato di aver avuto problemi con alcuni soggetti che frequentano il quartiere. Le persone che evidentemente disturbano la quiete pubblica possono essere molto moleste e addirittura pericolose. Il consiglio di quartiere ha già segnalato al comune il problema, ma purtroppo le risposte da parte dell'amministrazione sono molto lente. Da tempo sono stati chiesti più controlli, soprattutto al comune, perché le forze dell'ordine sono presenti e rispondono alle chiamate immediatamente. Se si vuole si può intervenire. Il quartiere Firenze oggi lancia un SOS al comune e chiede più controllo, più telecamera, può essere anche un'idea concreta, un'idea semplice. Poi aspetteremo stasera l'incontro con l'assessore a sentire cosa ci proporrà lui. Anche noi di Rete Veneta aspettiamo la risposta del comune, impegnato stasera nel summit con le forze dell'ordine e l'azienda sanitaria. La gente nel quartiere Firenze però a questo punto vuole una risposta. E subito. Non si può accettare una risposta di rassegnazione perché dice è difficile trovare gli strumenti legislativi, se mancano vanno trovati. E la cronaca con un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ad Asiago. Un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito mentre correva sulla pista di motocross di Asiago. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso all'ospedale San Bortolo. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono gravissime. Ed ora cambiamo argomento e torniamo ad occuparci dell'incendio scoppiato sabato alla Fiorese Carburanti di Rossano Veneto. Sono arrivati i dati di ARPAV, sentite. Con un giorno di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista, sono arrivati oggi i risultati delle analisi effettuate da ARPAV sulla qualità dell'aria e dell'acqua in occasione dell'incendio scoppiato lo scorso sabato alla Fiorese Carburanti di via Castion a Rossano Veneto. Mi ha telefonato il dottor Bizzotto di ARPAV Vicenza dicendomi che per quanto riguarda il pericolo di ostine, idrocarburi e quant'altro non ci sono rilievi da sottolineare, quindi buone notizie in sostanza. A Rossano dunque possono tirare un sospiro di sollievo, anche se, assicura il sindaco Morena Martini, la guardia resta comunque alta. Noi come comune insieme con gli enti preposti continueremo a monitorare la situazione. E vi ricordate di Sara Bortoletto, la giovane talento della scherma bassanese che, costretta su una sedia a rotelle, cercava un aiuto per affrontare le competizioni internazionali? Ecco com'è andata. Mi piacerebbe che qualcuno si possa aiutare non solo me ma anche i miei compagni di scherma per fare queste gare, perché sarebbe insomma bellissimo, sarebbe un bel gesto. L'appello di Sara è stato ascoltato. Proprio vedendo il nostro servizio, un generoso imprenditore veronese ha deciso di dare una mano a Sara. Non vuole assolutamente comparire, lo faccio, ci dice a microfoni spenti, perché a me la vita ha già regalato tanto e se posso nel mio piccolo provo anch'io a dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Siete stati fantastici, grazie al vostro servizio abbiamo risolto i problemi di Sara, non quelli del circolo ma quelli di Sara sicuramente, per quanto riguarda almeno le prime tre prove internazionali.
e lo devo solo a voi e a dei benefattori che ci sono. Ma Sara Bortoletto non è l'unica atleta con disabilità che si allena al Circolo della Spada. Con lei c'è anche Martina Andrella, che affetta da sindrome di Usher, riesce a sentire solo grazie a due impianti cocleari e ora, a causa di una retinite pigmentosa, è destinata a perdere anche la vista. Quando salgo in pedana e mi sento uguale agli altri atleti, i problemi che ho, magari le ansie, così svaniscono quando sono in pedana. Oggi Martina è stata protagonista di una lezione speciale agli studenti della Bella Vitis 2.0. Qui infatti ha sfidato Chiara Vaccari, studentessa normodotata della terza E. E per la prima volta ho potuto tirare con una ragazza che non è uguale a me, ma l'abbiamo fatto in modo uguale, soprattutto grazie allo sport che si abbattono queste barriere. In effetti non vedono le barriere, siamo noi adulti che le vediamo, purtroppo. Dovremmo scendere, non so, meglio, scendere in senso positivo al loro livello per superarle noi per primi queste barriere. L'incontro tra Chiara e Martina è stato organizzato in occasione di Kairos, iniziativa che promuove nelle scuole l'inclusione della disabilità. Dotare Bassano di un secondo ecocentro. Questa è la proposta presentata in consiglio comunale dal gruppo Impegno per Bassano. Ecco come è andato il voto. Bassano avrà il suo secondo ecocentro e per ora l'unica certezza è che sarà posizionato nella zona nord della città. Tutta la parte nord di Bassano, quindi da Campese a San Vito, il Marnial, il centro storico, San Marco e Cabaroncello, sono sprovvisti di un ecocentro. Che si tratti di ecocentro fisso o mobile, questo lascio a valutazione dei presidenti dei comitati di quartiere che con l'amministrazione si dovranno mettere d'accordo. Sia chiaro, precisa Monegato, non si tratterà di una discarica. È importante capire che non si tratta di una discarica, si tratta di un ecocentro dove verranno confluite le ramaglie piuttosto che i mobili in disuso, piuttosto che altre cose che non possono essere gettate sempre nel secco. Resta da capire qual è la collocazione di questo nuovo ecocentro e la prima proposta avanzata è quella di trovare spazio all'interno dell'ex caserma affincato a San Vito. In effetti proprio San Vito si presta benissimo allo scopo, essendo l'area più popolosa della città, peraltro collocata in posizione diametralmente opposta rispetto a quartiere Pre. Staremo a vedere, questione di pochi mesi e si saprà, visto che il Consiglio ha stabilito anche una data precisa per chiudere la partita. Entro il 30 settembre l'amministrazione deve decidere, staremo molto attenti e presseremo l'amministrazione su questo data. A Rosà, giro di vite contro gli ecovandali. Ad annunciare i nuovi provvedimenti il sindaco alla presentazione della giornata ecologica. Su questo c'è tolleranza zero. Arriva la settimana ecologica che a Rosà porta con sé un vero e proprio giro di vite in materia di rispetto dell'ambiente. Il porta a porta spinto regala già i primi risultati con il rifiuto non riciclabile diminuito di 3 punti percentuali. Il dazio da pagare sono però i sacchetti sparsi per il comune, lasciati da chi sceglie deliberatamente di non collaborare. Ora per loro arrivano i tempi duri. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di schierare la polizia locale proprio con l'obiettivo di individuarli e sanzionarli pesantemente. Il Comune di Rosà, aderendo il porta a porta spinto, ha aumentato di 3 punti lo smaltimento, la percentuale di smaltimento, ma rimane ancora dei sacchetti nel territorio. Stiamo valutando, anzi interverremo velocemente con i vigili per il controllo su tutto il territorio dell'abbandono. Una stretta che arriva a poche ore dalla settimana ecologica al via il 1° aprile, un'intera settimana durante la quale le associazioni del comune si alterneranno a pulire le aree assegnate così da avere una copertura del 90% dell'area comunale. La settimana ecologica è un evento importante per il nostro comune, significa circa 450 persone che escono a fare pulizia. Non è solo fare pulizia, è anche dare un esempio e dare una forma di educazione a chi l'educazione magari ne ha poca. L'ultimo dettaglio già messo a punto è la raccolta da parte di ETRA dei rifiuti che verranno accatastati. Guanti, pinze e sacchi saranno forniti dal comune. Ai volontari basterà portare la buona volontà. Rilancio dei giardini Parolini. Da oggi a vegliare su piante visitatori c'è un nuovo giardiniere. Io lo ritengo appunto un privilegio, anche perché questo rappresenta veramente un gioiello per la città che va sicuramente valorizzato al meglio.
Corrado è il nuovo giardiniere dei Giardini Parolini, ma già dalla sua presentazione è chiaro che non si limiterà alle potature e alla cura del verde. Grande attenzione verrà data anche ai visitatori. Grazie alla sua qualifica di guida naturalistica potrà infatti fare da cicerone e raccontare alcuni dei tratti distintivi dell'area monumentale. Questo è il pino Parolini, questa è una pianta molto interessante. E diciamo che i Parolini verso la metà, prima della metà del 1800, aveva fatto un viaggio in Asia Minore. In quell'occasione aveva trovato queste piante. Un giardino ricco di sorprese, come l'impianto di irrigazione oggi transennato e fuori uso, che già alla fine dell'Ottocento garantiva il sostentamento di uno dei polmoni verdi della città. Non è stato più volte ridotto perché ha lasciato posto a soluzioni urbanistiche che hanno fortemente condizionato quest'area, e oggi ci troviamo comunque con quello che è rimasto, che ha un valore in ogni caso enorme. Qui ci sono piante che hanno più di 200 anni. Obiettivo rilancio, quindi un rilancio consapevole delle potenzialità naturalistiche e culturali dell'area. Forse non c'è sufficiente consapevolezza sull'importanza di questo posto, questa è la sfida. Cronaca in alta padovana con un incendio scoppiato nella notte a Cittadella. Cittadella, incendio attorno alle 22 di ieri in via Postumia di Ponente nella frazione di Pozzetto. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri per spegnere le fiamme che hanno interessato un capannone adibito in parte a stalla e in parte a ricovero di mezzi agricoli. I pompieri accorsi dai distaccamenti di Cittadella, Bassano, Padova e Vicenza con 18 operatori e 5 mezzi antincendio sono riusciti a circoscrivere le fiamme salvando i 25 bovini. Il rogo ha interessato circa 250 metri di superficie su oltre 650 della struttura, dove sono rimasti bruciati diversi mezzi, due trattori, un'auto, un escavatore, uno spaccalegna, 20 rotoballe di fieno oltre ad altre attrezzature. Le cause dell'incendio ora sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai, lo smassamento del materiale e la messa in sicurezza della struttura sono durate all'incirca 4 ore. E ancora cronaca con un incidente sul lavoro avvenuto a Villanova di Campo San Piero. Villanova di Campo San Piero, incidente sul lavoro questa mattina all'interno della ditta Tonazzo SRL di via Caltana. Un 26enne romeno, dipendente della ditta Malve SRL di Milano, stava effettuando dei lavori all'interno dell'azienda padovana quando, disossando un pezzo di carne con un coltello, si è procurato un profondo taglio all'avambraccio sinistro. Immediatamente soccorso dai colleghi e dai sanitari del SUEM, è stato trasferito in ospedale, dove gli è stata riscontrata una ferita giudicata guaribile in 15 giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Siamo al termine del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera, come ogni giovedì, il focus è dedicato ai veneti schiacciati dalla crisi, a condurre il nostro direttore Luigi Baccialli. Quindi non perdete l'appuntamento a partire dalle 21.05. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Le previsioni per domani. Da sereno a poco nuvoloso, con qualche nube in più nel pomeriggio in montagna. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie in continuta diminuzione, massime stazionarie e un locale contenuto calo sulle zone costiere.